Aveline! Ma chi è? George, un amico. Abbiamo un problema e spero che mi aiuterai. Aveline, i tuoi amici sono anche amici miei. Ma vedi, abbiamo un problemino anche noi. I nostri amici spagnoli vogliono che portiamo questa merce a quei, come dite voi, patrioti, al limitare della palude. Patrioti? Sì, sapete, al nord. La rivoluzione, la guerra, eccetera. Un'opportunità di affari, detto altrimenti. Ma per qualche ragione, i soldati spagnoli cercano di rubarci tutto quanto. Questa storia suona familiare. Non penserai... Oh, no, io non penso mai. Se io e Giorgio vi aiutassimo con quei soldati spagnoli corrotti, i vostri patrioti lo porterebbero al nord? Se vogliono altra merce, accetteranno. Bene, andiamo. Posto laggiù. Vai, prima che ci vedano. Resta un solo avamposto là avanti. Incantata.
Questa è la merce? Ciò che ha promesso il governatore e altri oggetti extra dai vostri amici nella palude. Ottimo. Non vi hanno notato? Noi non lasciamo testimoni. Monsieur Hopton, quanto è segreto il vostro accordo con il governatore spagnolo? Qualsiasi sciocco sa che gli spagnoli vogliono tenere gli inglesi lontani da qui. E perché allora i soldati spagnoli ci sparano addosso? Abbiamo incontrato un uomo che non sembra felice della cosa. Uno che si oppone. Vasquez, credo che si chiami. L'uomo della compagnia è qui. Quale uomo? Monsieur Hopton, se volete portare le merci fuori dalla Louisiana, vi farebbe comodo un uomo in più. Forse George potrebbe accompagnarvi. Certo. Se vuole combattere, la causa dei patrioti lo accoglierà. Combatterò per voi, signore. Per qualsiasi causa. State attento, Monsieur Hopton. Spero di rivedervi. Monsieur Roussillon e io siamo con voi. Lo farò. Noi patrioti vi siamo grati.